E io sono che ieri sera è attaccato là, sparito. Dov'è? Solitamente io. Come si? Quando si inizia la giornata alle 3 di mattina c'è solamente una motivazione, viaggettino. Questa volta non in solitaria, ma con la famigliola. Il posto davanti si fa attorno, No, sì, non hai capito niente. Ma avanti, vai. Per voi sono passati 5 secondi, per me sono passate 4 ore e 200 km e tante posizioni scomode in macchina. Però siamo arrivati al Cantagallo, l'autogrill d'Italia. E si ritorna a Bologna, colazioncina. Sono proprio un bel mondo gli autogrill. Tristina cereali, te? Un bigusto, te, vai seriamente. Brioche bigusto, crema e pistacchio al Cantagallo. E si inizia la grande la giornata. Una bella scorpacciata di zuccheri. Ma il Cantagallo hanno i Risis. Tornello di Tenet. Ma che bello è il troiolo bus. Quindi prossima fermata a Venezia? Oddio. Che abbia ufficialmente inizio questo nostro viaggetto in quel di Venezia. Sarà molto piacevole perché in questo viaggio non devo stare dietro a tutte le cose logistiche, ma ci penseranno i cari e vecchi genitori. Tipo i biglietti del vaporetto. I primi problemi? Che è successo? Che è successo? Ha lasciato la carta di credito in macchina. Andiamo bene. Potrei anche vomitare adesso. Fammi stare vicino al finestrino. Here we go on the vapor cretto. So già che oggi mi partiranno tipo 300 clip easy per questo daily vlog. Vorrei riprendere veramente di tutto. Dai, è troppo affascinante Venezia. Secondo me doveva essere un'invasione di barchette a remi quando ancora non esistevano le barche a motore. Venezia è tipo Amsterdam, però più lussuosa. Godiamoci per quest'ultima fermata alla punta. Dov'è la canzoncina di Titanic come sottofondo? Bene, finita la pacchia, si torna ad utilizzare il vapor piede. Ah, ma te sei proprio entrato nel mood veneziano, a quanto vedo. No, ancora no. E dopo Firenze con la città degli scorci, Napoli con la città dei vicoletti, Bologna con la città dei portici, Venezia con la città dei canali. La mia teoria sul fatto che ogni città italiana ha una sua peculiarità non si smentisce. Sono le 9:30 di mattina e non c'è un'anima a giro. Comunque qui a Venezia il termine isolato può essere preso veramente nel senso letterale della parola. Infatti tutti gli isolati sono costruiti su delle isole. Sono tutte le isolette praticamente costruite su delle palafitte in legno collegate a dei ponti. Sarebbe stato veramente figo vedere quando stavano costruendo Venezia. Quei camini a tronco di piramide sono molto particolari. Infatti grazie alla loro forma impedivano la fuoriuscita dei lapilli provenienti dalla brace del camino, proprio per non andare a incendiare le palafitte in legno sulle quali erano costruite le case a Venezia. Ora andiamo a posare la bagagliera e poi dopo si inizia il tour effettivo di Venezia. Sinceramente a Venezia non mi aspettavo di trovare i palazzi distrutti. Non ci stanno molto bene. Venezia mi sa di una città tutta per benino. Mega belle queste stradine super strette. Ma che bello, abbiamo la vista sul canale. Questi sono i vantaggi di viaggiare in famiglia. Noto con piacere che nel giro di un'ora questo viale si è riempito. Babbo, c'è i tuoi simili lì. È il Ponte dei Sospiri quello. Viene chiamato Ponte dei Sospiri perché quando ci passavamo dentro i carcerati che dovevano andare nei piombi sospiravano perché sapevano che non avrebbero più rivisto Venezia in tutta la loro vita. Sarebbero marciti all'interno dei piombi. Quelli sono i piombi. A quanto bello è il Palazzo Ducale. Un'architettura super armoniosa. Ma a fare male lui? E niente, ho trovato un suo simile. Giretto in gondola così a buffo. È la prima volta in gondola della mia vita. Giretto in gondola e tec, si fa il veneziano. In realtà si fa i turisti. Come si chiama? Io mi chiamo Giovanni. Che belli i barchini tamarri. Qui a Venezia modificano i motori dei barchini. Sembra un'altra lingua il veneziano. Un po' da gips il giretto in gondola a Venezia. Questi sono i camion della spazzatura che si trovano a Venezia. Quelle sono gondole da gipsy. Il cappello del doge, la parte alta, sotto
sotto quello che un filo sarebbe il cane grande, ha un significato. Sono i sestieri di Venezia che sono sei. Sì, ora non ci si trova. A me è difficile. Oh, e via. È veramente super rilassante fare il giretto in gondola a Venezia. Ma quanto bella è Piazza San Marco. Ci sono veramente troppi dettagli da riprendere in questa architettura, è veramente assurdo. Vi sfido a contare tutte queste finestre. Quando si passò dal contare l'ora con le meridiane agli orologi, a Venezia vennero posizionati tutti questi orologi con un quadrante con 24 ore. Solamente che era abbastanza problematico e scomodo contare tutti i 24 rintocchi. E quindi si abbassò gradualmente il numero, fino ad arrivare agli orologi che conosciamo oggi con 12 quadranti. E io ovviamente ho perso tutti. Grande! Ti vai ad incanalare in questi viottoli pieni zeppi di gente e serve lo stantuffo per passare. Però la cosa bella è percorrere questi mini viottoli e poi tutto un tratto sbucare in Piazza San Marco. So che quel nero lì è dovuto allo sporco, però devo dire che ci sta bene. Se volete entrare dentro la Basilica di San Marco, vi consiglio di andare a fare la fila per il biglietto su questa fiancata che c'è la fila più veloce. E niente, il biglietto costa 6 euro, se no se vuoi vedere la Pala d'Oro 11 euro. Crollano tutto il pavimento. È ceduto il pavimento perché questa basilica è costruita sulla sabbia. Tutto questo è un mosaico. Sono tutti pezzettini. E l'hanno messi uno ad uno. Guardate il pavimento quanto è dissestato. Allora, vediamo. Gondoliere. Quanti tasselini sono stati usati per fare mosaici? Milioni di milioni. La stella di Negroni. Comunque fate quello che volete, ma io non riesco ad immaginarmi degli esseri umani che si mettono lì ad attaccare tassellino per tutto questo spazio. Cioè, è tutto un mosaico. Adesso è arrivato il momento di andare a vedere la vera ricchezza. La Pala d'Oro. Quando girerò quell'angolo, impazzirò. Penso di non aver mai visto così tante piatte preziose in tutta la mia vita. Più di 1900 gemme, 1300 perle, 300 zaffiri, 90 ametiste, c'è di tutto, c'è veramente di tutto dentro. Sopra ci sono riportate alcune figure sacre, però diciamo che l'occhio è distratto da giusto un paio di pietre preziose. Dovete sapere che nel 1300 la gente si metteva la pece nei capelli. E proprio per questo dentro la Basilica di San Pietro, nei pilastri, ci sono quelle strisciate nere, perché la gente durante le liturgie si sedeva su queste panchine e appoggiava la testa sui pilastri lasciando questo schifo. Pensate quanto puzzavano. Infatti se si va dietro i pilastri, le strisciate non ci sono. Bene, è una chiesa molto ricca, però d'altronde da Venezia cosa ti aspetti? Trovi una catapecchia? Ma anche qui a Venezia si trovano i portici. Bologna per 10 metri. Il Ponte di Rialto è la versione veneziana di Ponte Vecchio di Firenze. Mamma che bello. Una cosa molto piacevole di Venezia è che non c'è il casino dei motori, delle macchine e dei motorini. Questo è un bel punto a favore. Gli alieni a Venezia. È un po' sbilenco questo palazzo. Ecco un altro orologio con un quadrante da 24 ore. Le mie zampette iniziano ad accusare i 12 chilometri. Mi sa che adesso andiamo a fare un piccolo pit stop in appartamento. Non ci ricordiamo più qual è il nostro appartamento. Andiamo. È lui. Beh, adesso è arrivato quel momento della giornata dove mi ristendo per la prima volta dopo 14 ore. Oh, che goduria. Usciamo di nuovo la riscossa. Questa volta in solitaria perché nessuno vuole accompagnarmi ad andare a assaggiare i cicchetti. Ricordate i tagli sotto i piedi che vi ho fatto vedere ieri? Ecco, sto iniziando ad accusarli malamente, tra l'altro. Sto camminando tipo così. Aperitivino fatto. Mi sono anche ubriacato con lo spritz. Però siamo felici. È proprio ticcio questa torre campanaria. Oh,
massella, bella robusta. E Piazza San Marco è affascinatamente monotona. Comunque la cosa che mi ha stupito è che non c'è più una marea di piccioni come c'era una volta. Peccato, era bello essere inondati di piccioni. Per favore, fermiamoci 5 secondi ad ammirare questa bellezza della natura. Spaziale. Buona bevuta a tutti. Ora sì. Dopo aperitivino con i cicchettini, cenettina super tipica veneziana, fegato alla veneziana con polenta. Qualche boccone sa un po' di elefante. Il sapore è quello del lampredotto con la polenta. Non è vero, che dici? Circo con la polenta. Da rimasta un cazzotto di elefante in bocca. Sì. Stasera a cena hanno scelto i genitori e... La cena di stasera non sarà stata un granché, però nel complesso siamo soddisfatti di tutta la giornata, quindi siamo felici.